Pierluigi Lapollo, è stata una stagione fantastica quella della Pallavolo Cerignola. Assolutamente, è stata una stagione coinvolgente, gioiosa. Sicuramente abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma davvero tanto entusiasmo ci ha aiutato, perché non solo noi ce l'abbiamo messa tutta, ma tutte le persone ci sono intorno. È stata una stagione sicuramente fantastica, che ha attirato tantissimo pubblico. Il pubblico è stato davvero importante per la vostra stagione. Ci teniamo tanto, perché il nostro è un movimento, lo diciamo sempre, è un'associazione, non è una società che fa professionismo. Vorremmo arrivarci pian piano, ma vorremmo arrivarci tutti insieme, siamo tutti una squadra, ed è questo quello che ci piace sottolineare, il fatto che poi in campo con le ragazze andiamo tutti, non siamo solo 6 o 7, ma siamo più di 200, credo. Secondo te la squadra è pronta già per la Serie C? È tutto pronto, perché parliamo di programmazione, parliamo di un lavoro che è nato 2 anni fa, che programma davvero tutto, settimana per settimana, partita per partita, trasferte, l'arrivo di una nuova giocatrice, l'integrazione di qualsiasi attività all'interno di tutto il movimento. Quindi siamo pronti e vogliamo farlo, ripeto, insieme a tutte le persone che dal primo giorno, da quando non eravamo nessuno, ci stanno seguendo. C'è una stagione fantastica. Sì, entusiasmante da tanti punti di vista. È stato un bel campionato finora. Io per questa maglia do tutta me stessa. Abbiamo avuto tanti risultati e mi sono trovata molto bene con il gruppo. La stagione delle soddisfazioni rispetto, diciamo, alla stagione dell'anno scorso, che abbiamo vissuto con momenti un po' altalenanti, quest'anno ci stiamo riscattando, ci stiamo prendendo un po' di soddisfazioni. Questa è stata una squadra costruita esclusivamente per vincere, ma quando è scattata quella molla in cui si è detto: questo campionato lo abbiamo vinto? Ogni partita è stata affrontata nel minimo dettaglio. Sicuramente la prima partita, la semifinale contro Trepuzzi in Coppa Puglia. Possiamo dire tranquillamente che Betty Tortora è stata la trascinatrice, nonché capitano comunque della squadra. Sì, sicuramente sì, lei è con noi da 3 anni, il primo anno non abbiamo fatto la prima squadra, l'anno scorso con molta umiltà ha fatto parte di una squadra giovanissima, ha fatto tantissimi sacrifici, ha cambiato ruolo molte volte. Ho visto la nascita di questa società e ho partecipato anche alla nascita di questa società, quindi vedo, diciamo, la sento mia, è parte di me. Va oltre quello che può essere anche l'agonismo, il semplice agonismo, è qualcosa di interiore, ecco, profondamente interiore. Parlando di pubblico, c'è stata una grandissima manifestazione di vicinanza, insomma, nei vostri confronti, c'è stato un grandissimo seguito. L'anno prossimo con la categoria superiore ci sarà una marea fucsia. Bisogna sempre lavorare nei minimi dettagli, sia dal punto di vista del tecnico della squadra, sia dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del settore giovanile. Noi speriamo che il pubblico ci segua sempre, perché è l'altro, diciamo, atleta in campo, e siamo molto soddisfatti perché abbiamo un grande pubblico che ci segue ed è molto caloroso, e questo ci dà la grande forza di dare ancora risultati ancora migliori. Con 18 vittorie nella stagione regolare, 17 tra 3-0 e 3-1, una sola per 3-2, non possiamo che dare un 10. Sì, il 10 magari lo diamo a fine partita, perché dobbiamo completare l'opera, siamo consapevoli che non abbiamo ancora vinto e che dobbiamo farlo sul campo sabato. Sì, dobbiamo vincere e chiudere nel migliore dei modi questo campionato. Che stagione è stata la tua? Bellissima. Qui non bisogna sbagliare, nel senso che qui bisogna onorare soprattutto il campo e tutte le persone che ci stanno accompagnando durante questo stupendo percorso. Beh, per la Serie C vediamo, c'è sempre da migliorare, poi vediamo. Sì, ci sarà un campionato di Serie C.
e dobbiamo prepararlo e dobbiamo lavorare ancora di più perché è un campionato sicuramente più impegnativo. Incontriamo una squadra che nonostante il risultato di 3-0 in casa loro ci ha dato del filo da torcere molto seriamente, per cui il 10 lo darei alla fine.